Per attivare lo Smart Storage di Aruba, collegati alla pagina customeraria.aruba.it e accedi con l'account Aruba inserendo lo username e relativa password. Una volta effettuato l'accesso al pannello, scegli Soluzioni Data Center nella barra dei servizi in alto. Ora vai su Gestisci in corrispondenza del servizio Smart Storage da attivare. Vedrai la scheda tecnica del servizio. Su Attiva il tuo Smart Storage, crea la password che utilizzerai con lo username per gestire il servizio. In pagina puoi leggere i criteri di sicurezza che la password deve avere. Vedi una spunta verde a fianco di quelli che hai rispettato. Premi Attiva Smart Storage per concludere. Nella scheda tecnica compariranno le seguenti voci che ti serviranno per gestire il tuo servizio: informazioni generali, credenziali, smart folder, snapshot. Dalla scheda informazioni generali è presente un elenco di protocolli. Il protocollo SFTP è un protocollo utilizzato per trasferire file su un canale protetto. Con questo tipo di protocollo si può stabilire una connessione tra client e server in maniera simile a quella che si ha con il protocollo FTP, con la differenza che in questo caso c'è un sistema di autenticazione basato non solamente sulle credenziali, ma tramite un sistema di chiave pubblica e privata. Grazie a questo sistema si assicura non solo l'autenticazione, ma anche la crittografia dei dati che vengono trasmessi. Il protocollo Samba Support, il protocollo WebDAV. La funzione External Reachability consente la pubblicazione dell'indirizzo IP su Internet. Se non è abilitata, non raggiungerai via web il tuo smart storage. La funzione Display Snapshot Directory, che permette di visualizzare, per ogni smart folder, la directory.zfs come cartella nascosta, così da visualizzare i singoli file dello snapshot e decidere quali recuperare. Per abilitare l'accesso e usare il servizio Smart Storage, devi attivare almeno un protocollo tra SFTP, Samba e WebDAV. Per attivarli singolarmente, ti basterà premere il selettore disattivato, portandolo dal grigio al verde. Scorrendo la scheda informativa del servizio, vedrai la sezione Progetto e da qui potrai aggiungerlo a un progetto già esistente. Una volta aggiunto, il progetto può essere dissociato in qualunque momento dal servizio Smart Storage. Scorrendo la schermata verso il basso, è visibile un riepilogo degli ordini associati al tuo account Aruba. La scheda Credenziali è un'area dedicata alle credenziali per l'utilizzo dello Smart Storage. La password da te creata durante l'attivazione dello Smart Storage non può essere recuperata. Se non la ricordi, cambiala dal pulsante indicato. Dalla scheda Smart Folder puoi visualizzare le Smart Folder create. La Smart Folder è una cartella su cui puoi eseguire uno snapshot. Gli snapshot, infatti, possono essere creati sull'intero spazio del servizio o sulle Smart Folder. Si apre la finestra Crea Smart Folder, dove inserire il nome della cartella. Puoi leggere i criteri che il nome deve avere. Vedi una spunta verde a fianco di quelli che hai rispettato. Premi Crea Smart Folder per concludere. Una volta creata, al suo interno, è possibile trasferire file tramite un client SFTP. La Smart Folder può essere eliminata in qualunque momento dal pulsante Elimina. Una volta rimossa, non sarà più visibile nella lista. Il numero di Smart Folder che creerai sarà decurtato dal numero di Smart Folder che rimarranno disponibili. Dalla scheda Snapshot puoi visualizzare gli snapshot creati e schedulati. Lo snapshot è una copia dei contenuti di uno spazio in un determinato momento. Facendo il ripristino dello snapshot è possibile recuperare i contenuti presenti nello spazio al momento della sua creazione. Puoi creare uno snapshot di tutto lo smart storage o di determinate cartelle, le cosiddette smart folder da te create. Uno snapshot puoi crearlo sia manuale che automatico. Puoi scegliere le modalità selezionando gli appositi tab. Se crei uno snapshot manuale, devi successivamente abilitarlo. Quando applichi uno snapshot, quelli creati successivamente sullo stesso elemento a quello che stai applicando saranno eliminati. Quando crei uno snapshot automatico, devi indicare il numero di iterazioni. Devi cioè dichiarare quante copie di quello specifico snapshot vuoi che siano disponibili. Il numero di iterazioni che inserirai sarà decurtato dal numero di snapshot che rimarranno disponibili. Una volta creati, puoi disattivarli o eliminarli utilizzando gli appositi pulsanti.